Ciao ragazzi, buonasera. Allora, 4-0, Juventus Udinese. Il bistrattato Kean, tenuto sempre in panchina a marcire, fatto due gol, provocato il rigore, procurato, si è procurato il rigore. Ha fatto uno stop di tacco che se l'avesse fatto Ronaldo veniva giù lo stadio. Spinazzola. Cosa avevo detto nel video scorso? Per me Spinazzola è 10 volte più buono che De Sciglio. Meno male che si è fatto male. Meno male che si è fatto male. E martedì non c'è. Che forse farà giocare Spinazzola se decide di fare il 4-4-2, 4-3-3. Se fa il 3-5-2 dovrebbe giocare lo stesso, quindi, perché non c'è neanche Alexandro, quindi Spinazzola è forte, Kean è forte, Bentancur al posto di Pjanic è forte. I giocatori devono giocare nei loro ruoli. Come mai la Juve stasera ha giocato bene, ha fatto una bella partita. Allora io mi chiedo come mai? Come mai adesso la Juve, stasera la Juve ha giocato bene? Allora vuol dire che se la squadra la metti 15 metri avanti, riusciamo a giocare anche noi. Questo è il discorso. Io non capisco, davvero non capisco perché noi dobbiamo giocare sempre ai limiti della nostra area di rigore e non facciamo queste partite qua. Queste sono partite che ti avvicinano al calcio, no? Belle. E dice che era contro l'Udinese, ma non c'entra niente, perché anche contro il Bologna abbiamo fatto schifo, anche contro il Parma abbiamo fatto schifo e anche le altre partite indietro abbiamo fatto schifo. È che come io ho detto nei precedenti video, questo qua quando è nella merda, allora fa giocare la squadra più in su, quindi gioca a calcio. C'erano verticalizzazioni, c'era un bel gioco. Stasera si è visto un bel gioco. Adesso non esaltantissimo, però in confronto allo schifo che vediamo di solito, stasera io mi sono divertito. E ripeto, non mi interessa che era l'Udinese, è l'impostazione mentale che c'è in campo, è l'impostazione della squadra quando tu la vedi che è propensa ad attaccare e non sempre a difendersi. E adesso in tanti stasera diranno, adesso qua è Allegri, allora cosa gli diciamo stasera? Allora due sono le cose, se gli diciamo qualcosa di buono stasera, vuol dire che tutte le altre volte ha fatto schifo. Io sono convinto che ormai i giocatori non l'ascoltano neanche più. Sono convinto di questo. E martedì spero che facciano finta di ascoltarlo e poi vanno in campo e fanno quel cazzo che gli pare, perché la Juve non può fare le partite che ha fatto fino all'altro giorno. La Juve deve giocare così. La Juve deve giocare in questo modo qua. E Kean va fatto giocare. Kean va fatto giocare. Ha fatto giocare di più perché Kean è forte. Il Real Madrid fa giocare titolare un diciottenne, perché non vuol dire che uno c'ha 18 anni, non vuole, no, è ancora presto, si deve fare le ossa. Cosa deve fare? Se uno è forte, gioca. Spinazzola è forte, deve giocare. Basta con sto De Sciglio, basta. Era balordo al Milan ed è balordo alla Juve, basta. Comunque, stasera non mi voglio incazzare. Stasera ho visto una bella Juve, sono contento. E però si deve andare avanti così, si deve andare avanti con la squadra messa in campo per attaccare e non sempre per difendersi. Giusto?
Non mi interessa lui dopo se è incazzato perché ha preso il gol. Lo puoi prendere, è ovvio, se la squadra gioca sempre in avanti e cerca il 2, il 3, il 4, il quinto gol, è normale che dopo rischi anche di prenderne uno, ma che me ne frega, non me ne frega un cazzo. Lui deve giocare con la squadra in avanti e deve far giocare i giocatori nel suo ruolo. Ognuno deve giocare nel suo ruolo. Basta con Dybala in mediana, Mandzukic terzino, no, basta, basta. Deve io farei giocare, se martedì gioca con il 4-3-3 come solito, io spero che faccia giocare Bentancur al posto di Pjanic. Perché Bentancur davanti alla difesa, in mediana, come costruttore di gioco, quello che dovrebbe far Pjanic, è forte e gioca bene. Molto meglio di Pjanic. Molto meglio di Pjanic. Di quell'ebete lì. E De Sciglio basta. Basta. Facciamo giocare Spinazzola, che è giovane, è forte, dribbla, difende, va in attacco, fa tutto. È bravo, punto. Adesso comunque questa era una partita che ormai non serviva a niente, però insomma è stato un buon allenamento, diciamo, anche se chi ha giocato stasera sono pochi quelli che giocheranno anche martedì. Adesso speriamo che martedì, però io sono convinto, ve l'ho detto, io sono convinto. Perché io lo conosco, sto bastardo qua. Io lo conosco. Lui sembra quasi che lo faccia apposta. Lui sembra quasi che ci goda. A mettersi nella merda per essere insultato, perché l'ha fatto anche altri anni. Io l'ho detto nel video scorso. La Juve quest'anno ancora non ha fatto una bella partita spettacolare. Questo è stato l'antipasto. Ma io sono convinto che martedì noi passiamo. Per i motivi che vi ho detto l'altra volta. Devi aver coraggio. Questo qua è senza palle. Devi aver coraggio. Devi, nel calcio bisogna anche aver coraggio. Bisogna farlo giocare. Adesso io non pretendo che te tieni giù Ronaldo per far giocare Keane. Per l'amor di Dio, però piuttosto, a parte che Keane è una prima punta, Ronaldo secondo me gioca meglio un po' largo, oppure va dove cazzo gli pare che è meglio, perché i fuori classe devi lasciarli anche liberi di fare quello che vogliono. Però piuttosto che vedere un Mandzukic stanco, perché lo stanca lui, perché se gli fai fare il terzino a Mandzukic, è normale che questo si ammazza, no? Allora io spero che, ripeto, non pretendo che deve giocare Keane al posto di Mandzukic o al posto di Ronaldo, per l'amor di Dio, ma spero che arriva il 70esimo, 80esimo, il 60esimo, quando vedi che Mandzukic è stanco, si tira giù Mandzukic, e perché non far giocare Keane anche in Champions? Perché? Nel primo video l'ho detto, ma com'è che tutte le altre squadre, ma squadre, io ho detto tutte le altre squadre, ma intendo squadre forti, tipo il Barcellona, tipo il Real Madrid, tutte queste, il Bayern, fanno giocare anche i giovani, se c'hanno un giovane forte fallo giocare, no, no, lui è giovane, deve imparare ancora, deve guardare gli altri, ma sì, ma basta, ormai sono 3 anni che guarda gli altri. Se lui è forte, forte, se lo vuole mezza Europa questo qua, perché questo qua lo vuole mezza Europa, King. Ci sarà un cazzo di motivo perché mezza Europa vuole King. Allora sono tutti deficienti o il deficiente è uno, quello che non lo fa giocare. Coman alla Juventus non faceva neanche una partita. Lo prende il Bayern e lo fa giocare titolare. E allora com'è sta storia? È sempre la solita storia comunque.
Comunque stasera davvero mi sono divertito, molto di più di altre volte, mi sono divertito. Io adesso spero che martedì noi facciamo questa impresa qua. Vorrei dire qualcosa a tanti tifosi juventini contro Allegri. Che ognuno, ripeto, ognuno la pensa come vuole. Io sono contro Allegri, lo dico, lo dirò sempre. Ripeto, lui può vincere anche martedì, può vincere la Champions, che io non vedo l'ora che se ne va, perché tanto questo gioca le belle partite quando è nella merda e basta. Però ho sentito tanti juventini dire: no, io tengo, adesso tengo per l'Atletico, spero che la Juve va fuori, o teneva per il Napoli domenica, o deve tenere. State dicendo delle stronzate. Perché noi siamo juventini, dobbiamo tenere per la squadra. E ho sempre detto, gli uomini vanno, la Juve resta. Quindi non dite stronzate, non dite puttanate. Non si può tenere per l'Atletico martedì. Non me ne frega un cazzo a me di Allegri. Ho capito il vostro discorso, perché se la Juve passa, o se la Juve sfigatamente per voi vince la Champions, questo ce lo teniamo un altro anno. Io sono convinto che lui vince la Champions, o non la vince, lui l'anno prossimo va. Perché se non la vince, la Juve deve dare, deve, ormai ha capito con chi ha a che fare, spero che abbia capito, e deve dare una svolta. Si parla di Guardiola, speriamo, no? Se la vince, lui non resta lui, perché migliorarsi poi, perché lui dopo per migliorarsi cosa deve fare? Deve vincere minimo un'altra Champions, minimo. Quindi, secondo il mio modesto parere, questo la vince o non la vince, a fine anno va. Ha finito nella Juve. Quindi non rompetemi il cazzo che tenete contro la Juve per colpa di Massimiliano Allegri, perché pensate, avete paura, cosa? Non rompete proprio il cazzo su questa cosa qua. Non vi voglio neanche sentire a dire questa cosa qua. Io sono contro Allegri, però vi dico che martedì dobbiamo essere tutti uniti per la Juve, non per Allegri. Cazzo me ne frega, a me di sto scemo qua. Non me ne frega un cazzo. Ma tutti uniti per la Juve. E basta, per piacere, non dite stronzate, non si può tenere per l'Atletico, assolutamente. Adesso ci carichiamo sti 2 o 3 giorni e ci vediamo martedì, forse anche prima della partita, ma dopo sicuramente, e ne sentiremo delle belle. Forza Juve fino alla fine e ce la facciamo. Ragazzi, ce la facciamo. Ciao, alla prossima.